Una serata dedicata all'agricoltura a Granarolo, una serata dove naturalmente Paolo Cavina parla dell'argomento principe del suo lavoro. Naturalmente Paolo, sull'agricoltura tu sai qual è la strada da percorrere. Sì, purtroppo il settore dell'agricoltura sta vivendo un momento molto difficile, viene da anni, diciamo, di crisi. Quest'anno purtroppo c'è stata anche la gelata di fine marzo che ha causato dei grandi disagi, diciamo, in tutto il settore agricolo nel nostro territorio. Quindi è mancato prodotto per gli agricoltori, è mancato prodotto nei magazzini, quindi è mancato reddito sia nelle campagne che nelle famiglie che anche in tutto l'indotto agricolo. Credo che sia un settore che invece vada valorizzato perché noi qui nel nostro territorio faentino l'agricoltura la fa da padrona perché è uno dei fondamenti per l'economia del territorio. Tanti gli ospiti questa sera, quali sono le tue proposte per rilanciare il settore? Allora, come amministrazione comunale chiaramente non è che possiamo incidere tantissimo, però sicuramente noi dobbiamo semplificare tutto quello che saranno le richieste dei nostri produttori, anche in fase di ampliamento o di richieste che possono fare l'amministrazione. Poi dovremmo comunque dare una mano, anche andare sui tavoli regionali, provinciali, per imporre, diciamo così, la richiesta di dare più contributi al nostro settore, perché è un settore che deve essere trainante. Questi anni il forese è stato dimenticato. Purtroppo è così, io lo vivo in prima persona perché vivo in campagna, oltre diciamo, a tutte le problematiche che ci sono legate all'agricoltura c'è anche proprio una dimenticanza da parte dell'amministrazione del territorio forese, lamentele da parte di molti per erbe non tagliate vicino ai fossi, cartelli stesi per strade mai rialzati, buche per le strade. Noi sappiamo che adesso l'agricoltura punta molto sulla qualità, quando tu trovi che comunque camion o trattori girano per strade piene di buche e portano i prodotti in cooperativa che prima di arrivare là subisce tutti questi traumi, chiaramente l'agricoltore dice qui non ci siamo, quindi bisogna intervenire anche su questo aspetto, dare risposte veloci, sistemare le strade che hanno bisogno di essere curate meglio durante tutto l'anno. Quali sono le richieste del settore agricoltura? Le richieste del nostro mondo sono molte perché stiamo attraversando un periodo, credo, molto complicato per l'agricoltura romagnola e stiamo anche, credo, rischiando di perdere un patrimonio di conoscenze e di capacità che è molto pericoloso per una zona molto vocata alla frutticoltura come è stata fino ad oggi. È evidente che le decisioni che riguardano l'agricoltura sono decisioni che vengono da lontano, i livelli partono dall'Europa, lo Stato e le regioni, e quindi non c'è certamente una componente decisionale molto importante a livello comunale. Però è chiaro anche che gli aspetti che generalmente molta imprenditoria lamenta, specialmente gli aspetti burocratici di difficoltà operative, al di là di quelle che sono le difficoltà del campo, sono molto sentite.